Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di BASIC per computer a 24 e 32 bit e BASIC per computer a 16 bit. Infatti, dopo aver visto un po' tutti i manuali BASIC per i computer ad 8 bit, era un must mettere a confronto i seguenti retro manuali, i cui links per scaricare gratuitamente i PDF li trovate in descrizione. Quindi manuale Amiga BASIC, Atari ST BASIC, Olivetti PC1 BASIC, BASIC 2 Plus per Amstrad PC1512. Tuffiamoci a bomba ad esplorare questi quattro retro manuali, tenendo presente che questo non è un corso di BASIC, ma ci limiteremo a ricordare e confrontare i quattro vari BASIC delle quattro macchine. E se vorrete poi approfondire il tema, ecco i links per scaricare gratis da archive i PDF dei quattro testi, li trovate in descrizione. Amiga BASIC, questo è il manuale in PDF dell'Amiga BASIC. Allora, sono 314 pagine, non so se le andremo a guardare tutte, dato che questo non è un corso di BASIC, ma ci limiteremo solo a confrontare e ricordare le istruzioni dei vari BASIC. Questo era il manuale dell'Amiga, quindi un computer con CPU a 68.000 a 24-32 bit, e l'Amiga praticamente di solito di suo avrebbe potuto il 68.000 indirizzare fino a 2 mega linearmente, ma per qualche arcana ragione la Commodore mise un limite a 1 mega di indirizzamento in modo lineare. Comunque vediamo un po' che cosa c'era nell'Amiga BASIC di questi 314 pagine. Noi non le andremo a guardare tutte, ma ci limiteremo solo alla parte più importante. Quindi introduzione all'Amiga BASIC, come iniziare, utilizzare l'Amiga BASIC, utilizzare l'editing, quindi il debugging dei programmi, lavorare sui file e sulle periferiche, funzioni avanzate, creazione di animazioni, riferimenti con il BASIC, e poi mi sa che ciccia non c'è altro. Quindi andiamo quindi a bomba per vedere che tipi di istruzioni c'era. Allora, qui già si incomincia a dare le informazioni. C'era l'informazione sound, well, wave, poi c'erano vari numeri di pagine. Non erano richieste le linee, questo perché vuol dire che era probabilmente un compilatore, quindi era un compilato. Dunque, vediamo un po', get, pull, scroll. Vabbè, un po', getting started, ok, vediamo un po' che cosa c'era. Eccolo qui, questo era l'ambiente di programmazione dell'editor, che c'era praticamente il compilatore in cui c'era da fare le varie cosine e via dicendo, e poi uno praticamente andava a inserire il codice, e qui già si deveva il processamento praticamente della routine. Qui si vede gli stati che non hanno i codici, era quasi sicuramente un compilato. Ok, andiamo a vedere, poi spiegarsi attraverso le finestre, poi un po' editare i programmi di Amiga BASIC. Che cosa c'era? Vediamo un po', correzione degli errori, rimpiazzare i programmi e pezzi di codice. Vediamo un po', dare in reverse view e white dello sfondo dell'editor. Diciamo praticamente attraverso i programmi mettere i pezzi di codice, e poi vediamo un po' saranno poi salvare i programmi, poi saranno poi anche spiegate praticamente le istruzioni, ecco, utilizzare l'Amiga BASIC. Allora, iniziare con l'Amiga, vediamo un po', caricare un programma, salvare un programma, edit mode, l'Amiga BASIC sullo schermo, le finestre, come gestire le finestre, progetto del menu, perché chiaramente i programmi dovevano gestire i menu, fare il debugging dei vostri programmi, come veniva fatto, scrolling, debugging, va bene, cut, copy, paste. Quindi era un editor, diciamo, molto evoluto, quasi un word processor. Utilizzare, diciamo,
archivi e periferiche. Qui c'erano i vari comandi, scrivo un keyboard left com 1, a seconda se ci si riferisce alla tastiera, oppure all'uscita seriale parallela o al monitor. Le opzioni per la stampante, i nomi per i file e le loro relative conversioni, specifiche per i dischi, data file, vediamo un po' con i vari comandi, open, print, chiuso, write, va bene, e poi vediamo un po' file accesso casuale, qui c'erano degli stati di web, prova a trasferire i dati attraverso con dell'Amiga Basic utilizzando un word process, che si poteva evidentemente programmare anche sul word process e poi passare i dati. Funzioni avanzate, sottoprogrammi, come farli, eccoci qui, qui viene spiegata la sintassi, un basic molto molto avanzato, dato che praticamente era un compilato. Chiamate sul linguaggio macchina, vari esempi, timer, mouse, menu, break, collisioni, va bene, gestione della memoria, lo stack, sistema di heap. Ok, vediamo un po' cosa c'è. Creare immagini animate, come fare, qui viene spiegato l'editor, colori e tutti i vari comandi per utilizzarlo tramite funzioni, gli sprites, gli oggetti degli sprite, come utilizzare immagini e dalle varie fonti. E poi abbiamo l'Amiga Basic Reference, che è quello che penso che ci interessi un po' tutti, per vedere che specifico, che programmi c'è, che istruzioni c'era. Allora, c'è alcune restrizioni, le costanti, variabili, parole riservate, dichiarazioni di variabili, conversioni, operatori, divisione intere, relazioni tra gli operatori, operatori logici, AND, OR, XOR, INPEP, NOT, eccetera, funzioni degli operatori, ABS, area fill, qui ASC, qui si incomincia con le istruzioni, BIP, break on, break off, break stop, call, sono le istruzioni di un basic avanzato, chain, chdir, chrdollar, chint, circle, clear, challenge, close, cls, collision, color, common, cont, cos. Ora io non starò qui a indicare tutti i link per scaricare questo manuale, lo trovate in descrizione, quindi io non so se arriverò fino alle 314 pagine di comandi, perché c'è tanta roba, a parte siamo già alla F, get, go sub, return, go tub, if then else, giusto per vedere le istruzioni, in che, input, instruction, kill, l bound, left, questa gestione, let, library, line input, list, load. Era sicuramente, immagino, la ricorsività, oltre che al while e al repeat, le stesse cose che si ritrovavano poi nel object, nel Pascal, ma questo era sicuramente un basic molto più avanzato del Pascal, essendo compilato, che poi gestiva una grafica on error goto, on go sub, on goto, on menu, on timer, on mouse, quindi gestire gli eventi per quanto riguarda le periferiche, point, palette, pattern, book, post, preset. Vediamo un po', sono curioso di vedere, sto sfogliando con voi questo manuale perché è la prima volta che ci do un'occhiata dentro.
Andiamo a pagina circa 240, siamo già alla RS6. Screen, scroll, shared, sing, sleep, sound, space, SQR, stick, string, stop, and then sub, exit, sub, system, swap, tab. Indubbiamente wave, while, when, eccolo qui, ce l'abbiamo, c'era window, right, quindi non aveva niente a che spartire praticamente. Poi un po' di pagina con i caratteri asci, indubbiamente non poteva non esserci. Poi i codici di errore e parole riservate, eccole qui, che sono tutte le istruzioni del basic. I numeri come venivano rappresentati, va bene, funzioni matematiche che erano già presenti, che erano parecchie, una serie di librerie già disponibili, un esempio di programma per fare qualche esempietto e poi iniziare praticamente a programmare con una serie di consigli che venivano dati. Siamo quasi alla fine. E poi un indice. Ecco, questo era sicuramente un bel manuale dell'Amiga Basic, di un bel linguaggio compilato che non aveva nulla a che spartire, praticamente nulla a che invidiare con il Pascal, dato che questo gestiva praticamente tutta la gestione delle finestre, quindi ci poteva fare un programma che poteva essere poi automaticamente già finestrato. Non mi sembra di aver trovato che ci sia la ricorsività, ma secondo me se poi si cerca bene può darsi che si trovi. Ok, andiamo oltre a vedere il secondo manuale dell'altra macchina. Un altro mostro sacro, manuale dell'Atari ST Basic, il link per scaricare anche questo file da Archives lo trovate ovviamente in descrizione. Andiamo a vedere quest'altro mostro sacro di manuale in relazione a cosa era composto il Basic dell'Atari ST. Ok, getting started con il Basic. Qui c'era una serie di informazioni: caricare il Basic, scrivere programmi in Basic e migliorare la memoria del Basic. Programmi con il programmare con il Basic, quindi comandi, istruzioni, funzioni, loop, on go to go sub return, on go sub return, e poi abbiamo quanto riguarda la grafica. Poi il suono, obiettivamente il suono l'Amiga ST poteva, no l'Amiga ST, pardon, l'Atari ST poteva non avere il suono, ecco, no, perché c'aveva già le prese MIDI, quindi figuriamoci che po' di roba ci avrà qui, poi andremo a vedere. Numeri variabili e funzioni, capitolo 3. Per quanto riguarda i menu del Basic, quindi utilizzare il desktop, il run, edit, e poi per quanto riguarda il debugging. Poi abbiamo una serie di appendici, funzioni, comandi, messaggi di errore, codici asci, moduli per il linguaggio assembler, funzioni, glossario. Ok, sono circa 237, un po' più di 237 pagine. Andiamo a bomba a vedere questo manuale come abbiamo fatto con l'altro, in modo da renderci conto. Anche qui praticamente c'era un ambiente a finestre in cui qui si inseriva praticamente il listato, si interagiva con la macchina, qui si vedeva il listato e qui eventualmente se ne vedeva l'output. Quindi probabilmente forse era un compilatore, forse può darsi, ora poi vedremo se era un compilatore o un compilato o un assemblato, va bene. Comunque andiamo a vedere, qui si spiega già il vari print, va bene. Ok, e qui praticamente dalle prime istruzioni, rename, utilizzare praticamente come scrivere un piccolo programmino in Basic, eccolo qua, già si scriveva e già qui si vedeva cosa c'era. Invece di stare a premere combinazioni di tasti si andava direttamente dalla finestra e eventualmente si breccava, invece di stare a premere CTRL C.
Questa è una serie di funzioni indubbiamente tipiche, quelle praticamente che si mescolavano con un word processor, che praticamente questo era un ambiente molto più evoluto, mentre tutto questo non c'era nei programmi 8-bit, che erano invece a linea di comando con un'interfaccia simile a quella di un terminale. Ok, quindi andiamo velocemente, nuovo buffer, il load, page up, page down, il debugging che serviva dei programmi, come salvare un programma, caricare un programma, cancellarlo, migliorare e potenziare la memoria del BASIC. Ok, i comandi, le istruzioni, le funzioni, input ed output, vediamo un po', c'erano alcuni esempi, programmi di controllo, i cicli, for next, limiti e variabili, while e when, cicli condizionati, if e then, operatori logici, on go to, imp, poi abbiamo go sub return, on go sub return, programmi ed esempi con piccoli esempi, remark sprint and next, screen resolution, eccoci qua, vediamo un po', bassa risoluzione 303x166, media risoluzione 607x166, alta risoluzione 615x344, e già si vedeva 16 colori, tanta roba. E ok, andiamo oltre, colore, risoluzione dei colori, fill per riempire oppure no, i vari ellipse, gli oggetti che si potevano creare e riempire i colori, il sound, ecco il sound, vediamo un po' cosa dice qui. Il sound era il comando che permetteva di generare le note e quindi fare una voce o quant'altro. Si poteva chiaramente campionare e riprodurre file già precampionati, accesso numeri e variabili, accesso vettori, matrici, estremamente compatto, ma pensavo che fosse un po' più grande, pensavo che fosse un po' più ampio questo BASIC dell'Atari ST. Ci mi sembra un po', non mi sembra particolarmente ricco, come c'era tutte le cose che servivano, ma indubbiamente penso che sia un po' inferiore rispetto a quello dell'Amiga. Anche se le funzionalità dell'editor sono le stesse, mi sembra che manchi qualche comando. Vediamo un po', qui di ricorsività non l'ho vista nemmeno mezza e mi sa che forse non c'era. Operatori logici, va bene, sono funzioni aritmetiche, utilizzo delle variabili, tipi di variabili, comandi e istruzioni, ecco, qui venivano spiegati tutti i vari comandi del BASIC, quindi venivano dati prima, qui poi abbiamo il suo tutto, la relativa, diciamo, enunciazione di comando per comando con l'esempio, la sintassi e come veniva spiegato, quindi venivano ripetuti in modo più completo di quanto fosse la prima parte, che mi sembra un po' raffazzonata come manualetto, considerando che è dato dall'Atari ST, Invece questa seconda parte è indubbiamente migliore. Vediamo un po', poi fra un po' dovremo arrivare verso la fine. Non mi sembra di vedere traccia di istruzioni. Vediamo un po' per la ricorsività, non mi sembra che ci siano riferimenti alla ricorsività. Sembra un po' strano questa cosa. Vediamo un po', dalle 7, merge, mid, ormai arriviamo fino in fondo, siamo a pagina 150, più o meno a metà, poi troveremo qualche cosa. Stampa, print, punto, randomize, read, ram, renam, restore. Invito i amighisti e vecchi utenti Atari a lasciare i commenti in descrizione per quanto riguarda il BASIC e relative macchine. A me non sembra di aver trovato che ci fosse la ricorsività,
Questa mi sembra una mancanza piuttosto grave, considerando che sono macchine potenti, però può darsi che io mi sia sbagliato e sia un po' bischero di mio e non me ne sia accorto. Quindi lasciate un commento se mi sono sbagliato, perché errare è umano. Qui abbiamo la tabella ASCII con caratteri grafici, appendice sulla decimale, funzioni matematiche già presenti, numeri di riga, stranissimo numeri di riga, forse l'ha interpretato su un computer strano, veramente pensavo fosse un compilato. Eh sì, se c'è numeri di riga sì, quasi sicuramente un interpretato. Era molto probabilmente più lento questo BASIC rispetto al BASIC dell'Amiga, che era un compilato. Stranissima questa cosa, ma non lo sapevo. Lasciate un commento nel filmato se mi sto sbagliando, seppure ho ragione. Il BASIC dell'Atari era molto probabilmente interpretato. Passiamo oltre. Il manuale dell'Olivetti per Odes PC1, ecco, di questo c'è da fare un discorso particolare. Non andremo a guardare questo manuale dell'Olivetti PC1, perché in sostanza quello che a noi ci interessa, stiamo guardando i BASIC per questo computer che era a 16 bit, e se andiamo a vedere il manuale vediamo che il computer era dato con MS-DOS con dischetti da 3,5, ma ci si poteva mettere anche un disk drive esterno da 5,25. quindi praticamente in questo manuale del PC1 troviamo la guida all'MS-DOS, e l'MS-DOS è praticamente il ponte che poi ci permette di andare a vedere il successivo manuale di GV Basic. Andiamo a bomba MS, Microsoft GV Basic, interprete per MS-DOS, eccolo qui. Questo praticamente era nativamente fatto per MS-DOS, girava su M24, e però poteva girare anche sull'Olivetti PC1 utilizzando i dischi da 5,25, oppure se qualche anima pia faceva la copia del disco da 5,25 e lo riversava su un dischetto da 3,5. comunque diciamo che questo poteva girare praticamente su l'Olivetti PC1, essendo peraltro anche pensato dalla praticamente ottimizzato per sistemi Olivetti. Andiamo a vedere in pratica questo manuale, che sono circa un 400 pagine se non mi ricordo male. Allora, cosa era composto? Programmazione in GV Basic, introduzione, principale caratteristica del GV Basic, requisiti di sistema, convenzioni sintattiche, formato della linea, numeri di linea, certi caratteri, parole riservate. Ecco, già da questo ci rendiamo conto che tipo di Basic era. Operazioni preliminari, procedure di inizializzazione, come uscire nell'ambiente GV Basic, modi operativi, tastiera, tasti funzione, screen editor per il GV Basic. Capitolo 3, costanti, variabili ed espressioni, gestione dei file su disco, grafica e poi prestazioni speciali. Comunicazioni asincrone. Parte 2, comandi, istruzioni e funzioni. Quindi abbiamo tutte le varie funzioni che possiamo già vedere. Quindi era, diciamo, un classico Basic con un po' più farcito di funzioni rispetto a quello che si trovava negli home computer, con qualche comando in più, come, diciamo, on go sub, on key, on play, on timer e poi con play, e poi abbiamo alcune caratteristiche, poi vediamo un po' nella shell, comando, va bene. Comunque poi abbiamo tabelle di conversione, messaggi di errore, funzioni matematiche, conversioni e quant'altro, sono circa, e poi un glossario. Andiamo a bomba. Programmazione in GV Basic, introduzioni, principali caratteristiche del GV Basic, requisiti di sistema, convenzioni sintattiche, formato delle linee, numero di linea, certi caratteri, parole riservate. Un manuale questo che indubbiamente costava, perché questo veniva dalla Microsoft, quindi non era
non era una mossa gratuita o comunque non era praticamente gratis, come invece lo si trovava i basic che erano già dati in bundle praticamente con gli home computer. Queste sono le parole riservate che possiamo ritrovare quindi come comandi utilizzati, quindi non andremo a guardare tutto questo manuale, ma ci limiteremo a guardare solamente i comandi principali e andare a vedere appunto che più o meno era simile, piuttosto simile a quello che si trovava sugli home computer, però era un po' più ampio perché aveva parecchi comandi in più, alcuni comandi in più, come diciamo molti più comandi, come ad esempio vediamo il swap, poi c'era diciamo la parte il timer, che non tutti ci avevano praticamente l'orologio, ci potevano avere l'orologio, e poi vedremo un po' operazioni preliminari, vabbè queste possiamo saltare, moduli operativi, la tastiera, operazioni preliminari, control black, andiamo direttamente a le caratteristiche, quelle che cosa era necessario per far rullare questo qui. Ecco, operazioni, qui c'era già dato un po' di esempi come errori di ripartitura, fare attenzione agli errori di ripartitura, come digitare un programma, eccolo qui, c'era già un piccolo listatino, come registrare un programma, come caricare un programma, load, run, eccetera. Vediamo per esempio di esecuzione, introduzione del programma. Allora, costanti variabili ed espressioni. Dunque, dove l'hanno messo praticamente le condizioni nel sistema? Forse mi sono sfuggite. Va bene, non importa. Vabbè, qui si parla di costanti, variabili, occupazione della memoria, operatori, overflow. Qui si faceva l'esempio con la matematica binaria, gestione dei file su disco, quindi con le directory e subdirectory, quindi era già un avanzato. Qui abbiamo sintassi molto simile a quella con blood e bsave, però c'erano operazioni un po' in più, qualche comando in più. Vabbè, qui si spiegava il concetto di directory, andiamo a bomba successivamente a vedere altre cose. C'erano dei listati, la parte della grafica, andiamo a vedere la parte della grafica. Dunque l'interprete GPU Graphics sotto MS DOS fornisce una gamma completa di prestazioni grafiche. Andiamo un po', ambiente grafico, credo che era molto scadente perché non c'era una scheda grafica, quindi era parecchio difficile fare grafica sui PC che non avevano scheda grafica. Sedici colori, le risoluzioni, qui modi di grafica, ecco, qui non le dice, non dà le risoluzioni perché appunto, ecco, 320x200 se c'era la CGA. Va bene, andiamo oltre. Cosa c'era? Prestazioni speciali, allocazione di memoria, caricamento di programmi, caricamento tramite port, l'uso di POC, call out, file di sistema. Ok, qui possiamo andare direttamente, veloce, saltiamo direttamente. Questo era un manuale dato un professionale con l'Olivetti M24, costava un botto, quindi si poteva rullare sull'Olivetti PC1, ma l'Olivetti PC1 non ce l'aveva il basic, quindi questo andava comprato a parte, a differenza degli altri home computer che praticamente ce l'avevano tutti, mentre per Amiga e Atari ST abbiamo visto che anche questi andavano comprati perché c'erano già sistemi a linea di comando, a interfaccia grafica, mentre questo praticamente Olivetti PC1, pur essendo interfaccia la linea di comando, non ci aveva praticamente il basic perché campava solo con l'MS-DOS. Questi sono i vari comandi, funzioni stringa, c'erano, vediamo un po', elencati, qui li possiamo ritrovare elencati per ordine alfabetico, oltre non andremo,
E quindi conosciamo il for next, poi c'è la funzione, la subreturn, ink, manipolazioni di stringhe, list, new, OCT, on error, goto, on go, sub, on goto, on timer, on play. C'erano alcune istruzioni, diciamo, che non si ritrovavano su alcuni home computer, quindi era un po' più ampio come linguaggio, però anche qui la ricorsività non c'era. Comandi, istruzioni, ok, va bene, funzioni e quant'altro. Il link per scaricare questo manuale lo trovate in descrizione, quindi di conseguenza possiamo dire che questo interprete Basic MS, GV Basic per interprete per MS-DOS non era proprio eccezionale. Era sicuramente un passo sopra quello che si trovava sui computer 8 bit, ma sull'Olivetti PC1 con una scheda grafica che c'aveva, che era un cesso. 6 era, se non mi ricordo male, a due colori per un 600x200 a due colori, quindi praticamente era un bidone morfo orrendo. Ok, passiamo oltre a vedere il prossimo linguaggio. Basic 2 Plus Locomotive Software per Amstrad PC 1512 e 1640. Questo avrebbe potuto rullare anche sull'Olivetti PC1, dato che poggiava sul MS-DOS, ma però era stato ottimizzato dalla Amstrad proprio per il PC 1512 e il PC 1640. Quindi di fatto questo era il Basic 2 Plus del praticamente l'Amstrad PC 1512, un compatibile IBM a tutti gli effetti, che ebbe una buona nomea anche nel mercato home computing verso la fine di ciclo di vita del prodotto, che fu proposto a prezzi veramente convenienti. E questo Basic 2 Plus era ovvero della Locomotive Software, era praticamente concorrente al GV Basic della Microsoft che abbiamo visto precedentemente, quindi questo era proprio specifico e si trovava nell'Amstrad PC 1512. Andiamo a vedere questo bellissimo manuale del 1989, eccolo qua, che se volete lo potete andare a scaricare, il link lo trovate in descrizione di questo file. Cosa era composto? Struttura di un programma, come manipolare l'informazione, lavorare con i numeri, lavorare con le stringhe, controllo dei flussi if, for next, do loop e goto. Quindi praticamente era un basic molto simile a quello che si trovava sugli home computer, tranne per il fatto che c'aveva alcune istruzioni in più come il select case e il do loop. Per il resto praticamente era, diciamo, analogo. Routine. Poi abbiamo i moduli, streams, apertura di flussi con le periferiche e flussi di default e come chiudere un flusso. Testo e grafica, 145, quindi non, e poi dati di input, dati in output, la grafica. Andiamo un po' a vedere, random i numeri casuali, il display, maneggiare i file e gli errori, una set di appendici con i caratteri, controllo dei messaggi di errore, codici macchina, circa 300 pagine, quindi lo andremo a guardare rapidamente tutto. Eccoci qua, queste sono le finizioni, molto formale, veramente molto ben fatto, indubbiamente cioè già si spiegava la sintassi cos'era, tutti, diciamo, per quanto riguarda l'utilizzo poi delle spiegazioni astratte. La dicitura, elementi di un programma, cosa era composto, dalle routine, i moduli, etichette, come gestire la informazione, ok, stringhe costanti, le variabili, la dichiarazione di variabili, le assegnazioni, ok, swap data. Ok, restore codici e poi abbiamo vettori, matrici, record. Ok, qui c'è lo spazio praticamente
per quanto riguarda i numeri, in notazione scientifica arriva fino a 10 alla 30 alla 308, più 308 e meno 308, quindi praticamente uno spazio di numeri molto ampio, veramente ampio. Numeri aritmetici, l'aritmetica booleana, concetti di vero e falso, operatori logici, numeri e funzioni, logaritmi e potenze, eccoci qui, in base 10, logaritmi naturali, la radice, numeri casuali, massimo, minimo, vabbè, un sacco di roba. C'era la data, ovviamente, se la data c'era il computer che c'aveva l'orologio, mica tutti ce l'avevano. Trigonometria, funzioni di trigonometria, velocità di calcolo e accuratezza, raccomandazioni, funzioni finanziarie, addirittura belle, lavorare con le stringhe. Io qui vado veloce perché tanto non ci interessa relativamente, questo non è un corso di basic ma è un modo per ricordare questi linguaggi e tirare alcune considerazioni generali che, se volete, le potete mettere praticamente qui. Ci gestione dei flussi, if and if, i commenti li potete mettere praticamente collegati a questo file, il ciclo for next, sia per quanto riguarda i vari do loop, i vari linguaggi, while, il repeat. Abbiamo visto il linguaggio del COM, dell'Amiga, dell'Atari, dell'Olivetti PC1, che indubbiamente era un po' il peggiore dei... anzi, il peggiore forse probabilmente era... il più lento probabilmente era quello dell'Atari ST, suppongo che fosse interpretato, quindi. Però c'aveva tante funzionalità per quanto riguarda la musica, cosa che invece indubbiamente il Basic, GV Basic, era parecchio un po' più inferiore. Io qui vado avanti, parlo di moduli, di importazioni, caricare, i flussi, come gestione dei flussi con le periferiche, testo e grafica. Ecco, testo e grafica, andiamo a vedere. Questo dipendeva molto dalla scheda grafica che c'era, che comunque era buona, quella che c'era sul... era una CGA da 600 per, mi sembra, 200 a 8 colori, quindi era già accettabile. Ecco qui, infatti, 639 per 200 con 8 colori. Poi c'erano schede più elevate che potevano arrivare a valori un po' più elevati, 800 per qualche cosa, comunque tanto veniva da quello che c'era. Il Lamstrad c'aveva intorno a 600 per qualche cosa, era decisamente meglio di quello che c'aveva il PC1 dell'Olivetti. Va bene, io qui scorro rapidamente, perché vi ricordo che il link per scaricare questo manuale, se vi interessa e lo volete conservare, il link lo trovate in descrizione. Siamo arrivati al capitolo 12 sulla grafica, vediamo se c'è, parla di sprite, perlomeno di queste cose, perché non tutti ne parlavano, perché non tutti praticamente avevano la capacità di gestire gli sprite, o comunque non era, c'era da lavorare parecchio di programmazione. Sì, qui c'erano gli shape, per cui era possibile muoverli, i poligoni. Ok, va bene, bellissimi, da riempire. Ok, titoli e grafici, gestazioni, font. Files e la generazione di tasti e numeri casuali, random file, file accesso casuale, case pack. Io qui vado veloce, questo è indubbiamente un basic che a me sembra decisamente superiore a quello di GV Basica, molto più, anche per la grafica è indubbiamente superiore.
Vediamo un po'. Anche se in teoria questo avrebbe potuto anche rullare su quell'altra, anche se questo era ottimizzato per computer Amstrad, non si era pensato solo per i computer Amstrad. Siamo già alle appendici, ai caratteri finalmente, codici asci con tasti di controllo, messaggi di errore, macchina, codici macchina e moduli. È un bel elenco, e poi mi sa che siamo arrivati praticamente alla fine. Sì, ok. Questo è il manuale del Basic 2 Plus. Andiamo a tirare le fila di tutto questo lunghissimo pippone. Dunque, per farla corta e breve, il miglior Basic a me pare quello dell'Amiga Commodore Amiga. Era compilato e molto ricco di comandi per gestire la grande multimedialità della macchina e inoltre l'amichevolezza delle finestre del workbench. Secondo miglior Basic direi che era quello dell'Amstrad PC 1512, decisamente più ricco quello dell'Amstrad PC 1512 come Basic rispetto a quello che si poteva trovare nella Microsoft di GW Basic per Olivetti PC1, peraltro anche il Basic per Amstrad PC 1512 era dato gratuitamente in bundle alla macchina, mentre GW Basic per Olivetti PC1 tu lo dovevi andare a comprare e non lo pagavi nemmeno pochino, anzi forse volevano un occhio e mezzo, forse una gamba e una mano. Ecco, io metterei però all'ultimo posto il Basic dell'Atari ST in quanto interpretato a mio avviso e non era compilato come invece lo erano tutti gli altri Basic. Inoltre non c'è traccia di ricorsività nel manuale dell'Atari ST del Basic. Ora passi l'assenza di ricorsività su macchine ST 16 bit come Olivetti PC1 ed Amstrad PC 1512, ma su una macchina potente come Atari ST con un 68.000, ecco, mettere un Basic interpretato con meno comandi rispetto a quanto era offerto da Amiga della Commodore e anche con meno comandi rispetto a quanto era offerto da GW Basic ed Amstrad PC 1512, ecco, a mio avviso è una grave pecca. Lasciate i commenti, gente, in descrizione del file, fatemi sapere le vostre opinioni ed eventuali correzioni sulle mie pisciate fuori dal vaso, se ne ho fatte. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!